è il mio idolo, lo sa. Io guardavo tutti i suoi incontri, salve. Che volete? Allenarci. Fammi vedere le mani, ragazzo. Hai le mani da tennista. Sì. Io sono tennista. Tennista o pugile? O l'uno o l'altro, deciditi e ritorna. Ah, bene. Aspetti, aspetti, e io? Tu che cosa? Le mie non le vuole controllare. No, non alleno le donne. Perché no? Non sono per la box. No, no, aspetti, non mi ha mai vista combattere. Non sa, non mi può dare un'opportunità. La vita è strana. Per anni uno si domanda qual è il senso di questo ballo. Perché lottare? Perché la vita è un'eterna lotta? Sì, la vita è strana. È incerta. Piena di imprevisti, di giri assurdi, inspiegabili. È ancora lì? Siero, sei tu. Come? La vita ha queste coincidenze così sospette. Tanto che ci fanno pensare che tutto debba avere un perché. Siero. Un senso. Scusi, come dice? Chi parla? Chi parla? Non lo so. No, non dire che... Digli un nome, non ci sarà nessun colloquio altrimenti. Pronto, qual è il tuo nome? Il mio nome... Linda. Linda come? Linda Barba. Linda Barba. Ti chiedo scusa per averti parlato così, ma che hai la voce identica ad una mia amica che si chiama Cielo. In che cosa posso aiutarti, dimmi? No, io posso aiutare lei. Ha pubblicato un annuncio, io ho chiamato perché posso fare quelle lezioni. Va bene, ti faccio qualche domanda e credo non ci siano problemi. La vita cambia continuamente. Non facciamo in tempo ad abituarci ad un colpo che ne arriva subito un altro e uno si sorprende sempre. We'll be right back.
dai, forza, forza, continua. Bene, Mar, molto bene. Sei stata bravissima. Mi sono allenata con Terremoto. Ora ci penserò prima di discutere con te. Se lasci il tennis, vieni a trovarmi. Aspetti, e io? Dico, ci so fare un po', no? Ti ho già detto che non alleno le donne. No, ma... No, aspetti, mi ha vista combattere, non può farmi questo. Perché mi ha dato un'opportunità? Lei non sa niente, non combatte neanche calma, più. Calma, calma. Ma smettila, non fa niente. Cerchiamo un'altra palestra. Sì, scrivo l'indirizzo. Un minuto, mi dica? L'indirizzo è Boulevard 1027. E mi dice l'orario del colloquio? Ti va bene alle 5? Perfetto, alle 5, come vuole. Di chi devo chiedere? Di Nicolas. Congratulazioni, il tuo primo colloquio. Non ci posso credere. Bene, bene. Sono molto contenta, ma devo fare qualcosa. No, mi devo preparare. Non posso andare così per un lavoro con un tipo tanto... Tanto che, com'era? Non lo so, aveva qualcosa di speciale la sua voce. Beh, ma tu non hai bisogno di prepararti. Non c'è bisogno che mi prepari, ma non posso andare così a un colloquio. Non so che fare. Beh, ci ho pensato io. Ah, cosa? Vieni, guarda. Per me? Sì. Questo è per me. No, non è questo. Ecco, provati le scarpe. Vedi se la misura è giusta. Come sono belle. Vediamo. Adoro le farfalle. E il verde. Mi piacciono tanto. Bene. Vediamo se mi stanno. Sì? Sì. Beh, allora sei la mia Cenerentola. E vado a prendere il resto dei vestiti, così puoi provare a diventare ancora più bella, Linda. Linda Barba mi chiamo adesso. Sì, Linda Barba. Ho un cognome. Ciao. Ciao, dammi un secondo. Come stai? Ciao. Ciao. Che fai? Corro. Tu? Volo. Ah, non credo, sembra che ti abbiano tagliato le ali. Ma io posso aiutarti in questo, che ne dici? Cosa? Hai detto qualcosa? Mi sono perso. In che cosa mi puoi aiutare? A correre, a volare, a prendere un tè. Ti aspetto a casa mia. Vieni. Sì. Dove vivi? Di fronte? Di fronte. Sì. Ti aspetto. Ciao. Nico, Alelì non si trova da nessuna parte. Te l'avevo detto. È la verità, credici. Non ci posso credere. Devo cambiare. Ho dovuto farlo. Mi aveva seguito. Hai sentito? Ha visto come ho ammazzato Bueno, era Ora lì. Basta, Giustina Garcia. Ma mi ha visto! Quando passa l'effetto del sonnifero, che cosa facciamo? Che cosa farò? Ammazzarla, sì! Prima che si... No, non si ammazza più nessuno adesso. Vediamo se sono chiara. Se questa ragazzina parla, io torno nella tomba e tu con me. Io non sono arrivata fin qua per cadere per colpa di una mocciosa impicciona. Per cominciare mi devi obbedienza. Allora, per cominciare, già che ci siamo, col tuo permesso, ti dirò una cosa. Quando tu eri ancora nella culla, io già facevo questa vita. Bella! Lasciami lavorare. Io non voglio tornare in carcere. Hai sentito? Sì, ho sentito. Adesso sei tu che devi ascoltare me. Questi bambini non li tocchi. La tua vita non vale neanche un sospiro di questa piccina. Se vivi, è perché loro vivono. Sono stata chiara, Giustina. Ma quante ne metti? Professore, la disturbo? No, non preoccuparti. Ho visto che lavorava e mi sono chiesta se stava formando la squadra per rappresentare la scuola nell'intercollegiale. Sì, proprio di questo mi sto occupando, perché? Ecco, le secca se le do un paio di suggerimenti? No.
Jasmine? Sì. Jasmine, ciao, come va? Come stai? Bene? Bene, bene. Ah, che bello. Sì, sono venuto a parlare sì. con il direttore. Sì. Che divertente, che bello, no? Sì, Sì, che c'è? Vuoi dirmi qualcosa? No, perché sono molto occupata in questo momento, quindi parliamo un altro giorno, d'accordo? Auguri! Aspetta, Jasmine! Sì, sono qua con il fratello, le sto chiedendo se mi manda un'auto di pattuglia che faccia il giro della zona, non riusciamo Ascolta, a trovarla. Non è neanche nel carrozzone, c'è già commissario. La chiamo dopo, è un pasticcio, la chiamo dopo, per qualunque cosa mi chiami, glielo chiedo per favore, mi dice di controllare, dice che abbiamo la linea, abbiamo tutto, no, ma no, che succede? No, prendiamo la jeep e andiamo a cercarla nel quartiere, no, prendo. Prendo la jeep, tu resta qua, se arriva ti deve trovare. Il campanello, la porta! Può essere lei, può essere lei! Pronto? Commissario? Sì, l'avete trovata. E chi dice? Bene. Allora? Harry, a passare lì! Ehi, cugina, svenuta! L'ha trovata Feli! Pensaci tu! Salve, come va? Il mio nome è Linda Barba. Lei è Nicholas? No. Dai, tesorino, svegliati! Che gli è successo? Non lo so! Pronto? Credo che sia, lo sia qui in casa. Che cosa? Sì, sì, dice di chiamarsi Linda Barba, ma è uguale alla ragazza che mi hai mostrato nelle foto. Che faccio? Non devono vederla. Pronto? Ho delle notizie importanti. Sembra che siano magico sia alla villa. Dico sembra perché non l'ho vista. Nella Portiamola piazza! Portiamola dal medico, presto! Da sola! Franca, stiamo venendo da te, adesso, subito! Dai, Nico, presto! No, fermo, resta qua, no, sei io vengo grande. Con voi, rimani sono grande! Rimani qua, ho detto, rimani qua! Aspetta. Sì, sono grande, venite qua, statemi a sentire, venite qua! Potete restare qua! Io vado Anche da tu. Non la toccare! Andiamo, Luz! Siete affidati a me. Dovete obbedire. Sì. E quel tizio ha detto che non allena le donne. Ed è giusto. Dico, la box non è uno sport per le ragazze. No, è per animali. Ah, vuoi dire che tu fai box? Divertente. Siete tali e quali, eh? Una più squinzia dell'altra. Che orrore, no? Sì. Che cos'è squinzia? Squinzio è quello che non devi essere perché un ragazzo ti corteggi, no, Mar? Per conquistarli devi essere divina, devi avere stile, buon gusto, come te, no? Senti, razza di stecchino, se mi vuoi dire qualcosa dimmela in faccia che è più facile. Bene. Cornuta. Io prima poi... No, fermo, se fermo, ti prendo, fermo, idiota! Basta! Veramente non capisco, se glielo dico è perché glielo dico, se non glielo dico è perché non glielo dico, insomma che noia! Come le chiamano queste ragazze al tuo paese? Matta, no, squilibrata. Molto bello, matta e anche cornuta, che ridere! No, questo non mi sembra tanto familiare. Meglio, dico, meglio continuare, no? Questa casa è del 1824, no? Sì. Si capisce dalle pareti. Ti faccio vedere la stanza. Come le facevano allora? Ah, no! Non la sopporto. No, Mar, vieni qua! Hai qualcosa? Perché ti vedo un po' agitato. No, tu sei sola? Cosa? Dico, se sei sola o vieni da un'istituzione pedagogica. No, sono venuta da sola. Perché è a mio sfavore questo? Un po'. Sì, sì, mi secca. Simone, sì. Che vuoi che ti dica? Beh, se ti secca tanto che vada a box con Mar, vieni anche tu con D'accordo, noi. D'accordo, dai, vengo. E la prima volta che la guardi ti stendo, eh? Ma che fai? Shh, così svegli le bambine. Pensavo che stessero dormendo, invece no. Ti piace? Quello che mi piacerebbe è parlare con il responsabile. Senti, Simone, voglio essere molto chiaro con te. Metti che tu sia innamorato. Uscivi con una ragazza, poi hai chiuso con lei e ci sono io, tuo amico da una vita. E ti dico che mi piace la tua ex ragazza, anzi, che mi piace da morire, ma che facciamo solo box come amici, no? Non ti secca questo? O sì, che dici? No, beh, un po' mi seccherebbe. Tutto chiarito. Non dobbiamo litigare per una donna, giusto? No, certo che non dobbiamo. Ma io non voglio né l'uno né l'altro.
Vediamo se ho capito. L'uno sarebbe litigare con me. E l'altro? Ma no, è un modo di dire. Dai, tu mi capisci. Ci vediamo in classe? D'accordo. Dottore, sì, mi scusi se l'ho chiamata di nuovo. È che non so che fare per dimenticarla. Non è tornato? Comunque ha già assunto qualcuno per occupare quel posto, quindi è inutile continuare ad aspettare. Come? Mi prendi in giro? E perché mi hai fatto visitare tutta la casa? Beh, mi dispiaceva, no? Sei venuta sola fino a qua, ti ho fatto vedere un po' com'è il posto. Quello è lo studio? Io aspetto lì. Dunque, manca ancora... Ecco, ecco, ci sono, mi scusi. Mi scusi, ecco. Professore, io sono arrivato, eccomi. Va bene, Gomez, grazie. Zitto, fammi sentire. E Ordóñez? Sì, ecco, ha avuto un problema con sua sorella, ma non si preoccupi perché di questo si sta occupando Nico. Io mi stavo occupando dei bambini perché sì. Siccome sono il più grande, beh, ora va che bene, siamo entrati in confidenza... Favore, ciao, Jacka. Perché mi devo ritirare, no, per vai, favore? Jack, andiamo da Franca. Tu lasciami stare, ma stai un po' fermo. Scusa, dovresti uscire di qua, no, per favore. No, ma va tutto bene, stiamo bene. Senti, stai buono, per favore. Adesso è la mia ora di lezione, per favore andiamo, devi uscire di qua, accomodati, questo grazie. Non è giusto, professore, favore, non grazie. Capisco però, non capisco. Bene, aspetta come vi ho attimo, detto, fammi oggi sentire. Sceglieremo i rappresentanti del Rockland nell'intercollegiale. E quindi adesso... vediamo il primo gruppo. Siamo cosa? Noi, andiamo. No, no, ho avuto un'idea. Proviamo a cambiare. Oggi proviamo a mischiarci, va bene? Mischiarci? No, spero che non mi deludiate, ragazzi. Ma come? No, non deludetemi. No, no, no. Ha avuto uno shock. Ma si riprenderà? Sì, Feli, in quali circostanze l'ha trovata? Beh, era da sola, sola come la stella del mattino. Beh, allora forse sì, si era perduta e si è spaventata. Ma no, mia sorella conosce la strada, che le è successo? No, non vi so dire la causa dello svenimento. I suoi segni vitali sono normali, non ha lividi e... Per questo ho pensato ad uno shock psicologico. Ma lei si sveglierà o no? Sì, piccola, perché non dovrebbe svegliarsi? Comunque vorrei tenerla in osservazione. D'accordo. Non puoi restare qua, verrai responsabile. Quando arriverà di sicuro se la prenderà con me. E quindi ti chiedo di andare a fare un giro. Ma non capisci, vero? Io non mi muovo di qui finché non farò il mio colloquio. E questo? Vale lì, stai bene. Le togli l'aria, sposta. Sì, sposta. Sì. Tu. Io cosa, tesoro? Tranquilli, è un effetto della medicina che le ho dato. Sì, sì, bene. Va bene. Fali, tu sai qualcosa, perché ti ha guardato e è svenuta di nuovo. Sì, io so soltanto che non so niente, né di questo, né dello svenimento, né del rumore. Che sarà stato quel rumore, dottore? Sì, ma il rumore non è importante, hai ragione, Rama, la portiamo in ospedale adesso. No, me ne occupo io, non è bene spostarla, veramente. Io resto con te. No, Feli, aspetta, non preoccuparti, io posso restare, vai, così Franca lavora tranquilla. E qualunque cosa succeda, fidati di me. Tieni il cellulare acceso. Sì, andiamo tutto io, tranquillo. Bene. Grazie. Si riprenderà, non stai mentendo. Io non ti mentirei mai. Che ha fatto quello? Sì, ho visto. Comunque non toccare più niente, perché sono cose del responsabile. Se viene, si arrabbia. L'ho visto da qualche parte. No! Lei è.
La cuoca della casa è lei? La tua ragazza? La tua ragazza? Beh, io penso che dovrebbe andarsene. Perché al dottore non piace che si portino degli estranei. No, io ti credo, amore mio, ti credo. Ma qua ci sono dei bambini molto piccoli, capisci? Dai, te li apri, che non ha le chiavi. Caspita, non crearmi altri problemi. Mi scusi, professore, ho avuto un problema familiare. Va bene, Ordogne, se vai a sederti. Bene, ragazzi, adesso voglio vedere... Paz, Arrecciavalette... Vai, Melody! Bedoya Agüero e Marianella. Bene, dovrete lavorare in questo modo. Faremo un ballo in coppia e vi ho visto già lavorare in gruppo. Le coreografie di gruppo vanno bene, quindi voglio vedervi lavorare in due, d'accordo? Uh-huh. Allora, lei ballerà con lui. Vieni di qua. Ah. Bedoya di qua. Marianella con lui. Pronti? Rhythm, when you swing it, rhythm, rock and roll, rhythm, got to sing it, that stuff that sends my soul, rhythm, now can feel it, rhythm, all around, rhythm, jump and squeal it, that's the way to go to town. Bene, 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 basta così, ragazzi. Ora vediamo ballare Ordóñez. Sì. Dai, Ordóñez! Con Gutiérrez e Costa. Dai, Gutiérrez! Con me deve avere un po' di pazienza, perché... Dai, balla, balla, dai! Enchanté, madame. Happy to see you. Blimey, rest to stay. Bene, ragazzi, ora voglio vedere voi, quindi cercate di fare bella figura. Benissimo, ora è arrivato il momento più difficile e bisogna scegliere. Non la sopporto. Scusi, ha parlato, signorina? No, no. Ah, in effetti alcuni di voi sono in grado di affrontare questa competizione, ma ci sono molti che non lo sono. Ah, oh, lo sapevo che avrebbe detto questo. Così voglio darvi la lista di chi rappresenterà il Rockland. Cominciamo da Bedoya Agüero. Bravo, bravo! Al secondo posto, Pérez Alzamendi. Andiamo, siamo i migliori! No, non è possibile! Non ci posso credere! Per favore, controllo, sì, ragazzi. Continuiamo con Arrecciavalette. Ehi! Hey! Hey!
Incredibile. Steffi. Brava! Che bello insieme! E per ultima... Melody. Questo l'ha organizzato Melody, l'ho vista con il professore mentre parlavano al bar. Ma questo è ingiusto! Non ditemi basta, che loro basta. Sono migliori di noi! Stai zitto, Morales, ti chiedo rispetto! Sì, per tu. Favore, giovanotto! Siediti. Rispetto! Ho ragione! Shh. Silenzio! È così, è come dico io! Silenzio! Sta tranquillo, Rama, l'ho appena messa a letto, sta dormendo. Sta bene. Qui ci sono le medicine. Ha parlato. Sta dormendo, stai tranquilla. E che succederà quando si sveglia? Non si ricorderà nulla. Le ho iniettato il siero inibitore della memoria. E non cominciare! Va bene. Cambio argomento. Cielo è venuta alla villa. Grazie per le medicine, Feli. No, non per è niente. Cosa la chiamo? Bene, grazie a lei. Arrivederci, ciao, capo. Ciao, Feli, ci vediamo. Ciao. Ciao, Feli, ciao. Ho preso un bicchiere d'acqua. No, ne grazie, vuoi? Non ho scusami sete. Se ho fatto da solo. Non c'è problema. Ho avuto le medicine. Mi distrugge vederla così. Preparo qualcosa da mangiare. Rama, se ti ha detto che sta meglio è perché sta meglio, capisci? Sta tranquillo. Sì, lo so, ma perché è svenuta per strada? E un'altra cosa, avete sentito quella vibrazione? Sì, era uguale a quella del libro. Sì, è vero. Ovvio che il professore voglia la squadra migliore. Ragazzi, avete visto le mie scarpe da tip-tap? Vuoi andare a chiacchierare fuori? Sai, devo parlare nativi, con i miei amici. Qua sono di cattivo sì, umore. Sì, nativi, bu. Che facciamo per questa selezione? È fatta, il professore ha deciso, Melody l'ha influenzato. Io ho un'idea. Picchiarla? No, Mar, no. Lasciare che loro gareggino per il Rockland. Noi gareggeremo per la casa magica. Che ne dici, Ramo? Sì, non so, come volete. Va bene, Tiago? È fuori. Lo posso far entrare? Per me? Tiago, noi vogliamo concorrere come team. Sei con noi o con gli altri? Che fai? No, c'è tutta una scienza per fare il popcorn. Tu ridi invece. Il popcorn? Va bene. Stai ridendo di me, eh? No. Tu ridi di me e ridi anche con me? No, sai una cosa? Io rido di me e con te. In ogni caso, se ti racconto che mi hanno fatto nella casa di quel tizio, non mi crederai. Mi hanno fatto entrare, ho girato tutta la casa con un ragazzo e poi mi hanno cacciata come se fossi una delinquente. Non ci si può credere. Ti sei macchiato con il vino. Ho tirato troppo forte. Faccio io, dammi. So che questo non è con l'aceto. Si toglie con l'aceto, lo smacchio io. Che sto facendo? Ho sbagliato? No, continua. Dai. No, dico... Vai. Dico ho sbagliato con la storia di cercare lavoro così di colpo. Sai che oggi sono andata in quella casa e ora andata tu in mi quel devi modo, dire no? Com'è andata in quella casa. Non vuoi dirmi niente? Senti, non ho voglia di parlare di questo. Bene, io vorrei, anzi no, voglio fare una cosa per te. Parlerò col mio vecchio, lui ha delle imprese. Suppongo che magari un lavoro te lo potrà trovare. Tu che ne pensi? Come ti ripagherò per tutti questi favori? Con l'affetto? Con la tua compagnia, per esempio. Ah. Sì, io questa sera ho pensato che possiamo vedere... Ho tutta una collezione di film, di cartoni animati. Possiamo vederli insieme. Beh, va bene. Va bene, dai. È normale, sono bambini. Canalizzano tutto in un altro modo, capisci? A volte non parlano e somatizzano. Portano al corpo il dolore dell'anima. O quel peso, nave o pioggia che chiamiamo così. Juan Gelman, ti piace? Sì, anche a te piace. Sì, molto, sì. Un brindisi per questa cena e perché mi regali il tuo miglior sorriso. Sì, questo sarà difficile perché non sto bene, ma farò il possibile. Come fanno nei film molto romantici. Il vino, un uomo, una donna... E quell'incontro casuale che poi non l'hai affatto. Salute. Salute. Fa molto caldo, eh? Ti giuro, è strano. Io sono stato con delle donne...
come se non ricordassi, mi sento un adolescente, non Nico, so cosa fare. Ascoltami, l'ho messa qua, l'ho tolta perché faceva caldo, no? Io lo so che ti manca Cielo. So che la ami e non mi interessa cambiare questo. Perché sarebbe una lotta senza senso, capisci? E io voglio avere qualcosa con te, qualcosa adesso. Qualcosa per il presente, per il futuro, qualcosa sul serio. Ti ho spaventato un po'? No, no, no. Vuoi buttarti dalla finestra? Ancora no. Fra poco magari mi butto e se vuoi mi vedi cadere. Meglio che guardi cosa perderesti. Cosa? Vuoi vedere le stelle? È inutile continuare ad insistere se lui non vuole, non vuole. La vuoi smettere, Mar? Questa è una cosa della scuola, io voglio stare con voi. Tu vuoi stare con un'altra? Beh, significa che non ha senso che torniamo. No, così no. No, non ha senso, voi mi avete stufato. In un modo o nell'altro troverete il senso. Va bene. Ehi, adesso voglio che trovate il senso muovendo i fianchi, dai! Ya me cansé, ya no va más. Quiero ser libre y volar. Poder sentirme en libertad. Busco otro juego, otro mundo probar. Estoy acá, chiquita brava, te animas, vení conmigo, acá está lo que buscas. Dale voz a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. A ver si puede, a ver si hoy van por más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animan. Non è male, eh? È bello, vero? Si chiama. Sì. Che resta libero e volare. Chiquita brava, te animas, vieni conmigo, acá está lo que buscas. Dale voz a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. A ver si pueden, a ver si lo van por más. Ed è così. Uno passa la vita a chiedersi quale sia il senso di questa esistenza, aspettando quel qualcosa che manca
e che ci farà felici. E forse la risposta è che la vita non ha un senso. Che la vita semplicemente si vive. E semplicemente vivendo, potremo dire alla fine che la nostra vita valeva la pena di essere vissuta. No, ci resto male, sai che sono un disastro. Questo è il mio lavoro, sono io l'uomo, io devo prendere la coperta. Bauer, tu non sei maschilista e non ti riesce. Aleli continua a dormire. Grazie, sul serio. Ti piace? Cosa? L'alba. Sì. Che c'è? Che succede? Perché ridi? Mi piacciono le tue risposte così concise. Sì, non so, comunque, ultimamente è come se... come se preferissi il silenzio in questi casi. Beh, a volte un'immagine può più di mille parole. No. Dice il detto. Sì. E tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. È così. Tu che pensi? Con la loro seconda stagione tornano domani alle 15 su Boing. L'appuntamento con i telefilm di Boing finisce qui.